Abbiamo con noi la dottoressa Costanza Cremascoli che è il, il comandante del corpo eh, dei vigili di Osmate Velate. Eh, per l'inaugurazione di questo nuovo servizio di videosorveglianza ci vuole parlare di come funziona? Sì, buongiorno. Eh, io sono il comandante del corpo di pulizia locale del Colli Brianza Est. Eh, perché siamo un servizio convenzionato con i comuni di Lesmo, eh, Camparada, Correzzana e Osmate Velate. Eh, oggi è il piacere di presentarvi la nostra nuova centrale operativa anche con l'apparato videosorveglianza, un apparato molto performante che consta di 50 telecamere eh, suddivise in telecamere fisse. PTZ quindi, che, che girano, tanto per intenderci, e eh, di rilevazione targhe, le cosiddette, chiamiamole così, volgarmente telecamere intelligenti, più delle telecamere di contesto. Eh, ovviamente il, il Comune ha iniziato questo percorso di, eh, di creazione di questa centrale operativa e di questo apparato videosorveglianza già in precedenza, proprio perché eh, l'apparato è eh, di grande come potete eh, aver capito di grande, di grande dimensione. Eh, le finalità chiaramente sono quelle collegate alle finalità pubbliche dell'ente comune e quindi eh, principalmente quelle di monitoraggio del, del territorio in generale, del traffico in particolare e di monitoraggio della fruizione degli spazi pubblici. Ecco, questo servirà anche come deterrente eh, per magari per i furti, comunque per la sicurezza in generale del vostro comune? Beh, sicuramente eh, noi abbiamo delle telecamere che sono chiaramente molto ben visibili, eh, l'utente può capire dove sono le telecamere. La finalità eh, principale, come può essere evidente, non è quella, ma essendo delle telecamere molto performanti che eh, hanno la capacità di eh, documentare eh, quello che avviene, è chiaro che eh, all'interno di un'investigazione, un comunque di procedimenti di intelligence da parte delle, delle forze di polizia di Stato o anche della, della, delle nostre di polizia locale, eh, può essere un valido strumento al fine di contrastare eh, questa tipologia di avvenimenti. Ecco, abbiamo con noi il dottor Favero che è diciamo, la, la, la mente, la parte tecnica che ha realizzato eh, questo impianto. Ce ne vuole parlare? Sì, volentieri. Allora, questo impianto è stato realizzato da CEM Ambiente SPA, eh, che è una società diciamo, totale capitale pubblico che gestisce una serie di servizi per circa eh, 50 comuni del nord-est milanese. Allora, questo impianto, come avrete potuto vedere, diciamo, eh, per eh, numero, si parla circa di 50 telecamere, tecnologia qualità, è uno dei più complessi e diciamo, dei più performanti della zona. Quindi eh, si tratta di telecamera ad altissima risoluzione eh, che utilizzano per eh, la, la trasmissione del segnale tutti apparati wireless, anche questi in tecnologia Motorola, quindi impianti molto affidabili, molto eh, performanti, e quindi come potete vedere eh, è stato realizzato diciamo, un sistema effettivamente di elevata qualità, qualità grafica, affidabilità, e i dati vengono registrati per il Tempo permesso dalla normativa attuale, quindi sette giorni, e quindi si tratta effettivamente di un validissimo strumento per varie finalità, tra cui appunto il contrasto della criminalità, rilevazione dei flussi di traffico, e quindi insomma in sostanza un sistema tecnologicamente molto, molto avanzato, molto, molto spinto. Telecamere di tipo brandeggiabile, quindi per fare un esempio, telecamere di questo tipo che l'operatore può appunto a suo piacimento eh, orientare, io adesso in questo momento tramite eh, l'utilizzo del mouse eh, punto la telecamera dove, dove voglio e poi posso eventualmente zoomare, posso eventualmente zoomare quindi per eh, avere una visione diciamo più di, più di dettaglio, ok? Quindi queste sono telecamere appunto di tipo eh, brandeggiabile eh, PTZ. Eh, questo è il primo tipo. Il secondo tipo sono delle telecamere di tipo eh, invece fisso, quindi ad esempio questa, questa telecamera che rappresenta sono in pratica di controllo generale queste? Di controllo generale, diciamo, a differenza delle precedenti, eh, non è possibile fondamentalmente orientarle, quindi inquadrano in maniera statica, in maniera fissa, diciamo, una zona. E poi il terzo, ecco, vedete, eh, questa è una telecamera appunto fissa che io non, non posso orientare. Insomma, okay. La terza tipologia di telecamera è forse, diciamo, anche la, la più importante. La più innovativa sono le telecamere cosiddette per la rilevazione delle targhe. Eh, diciamo si tratta appunto di telecamere per la rilevazione delle targhe, eh, che sono corredate, diciamo, ciascuna telecamera per la rilevazione delle targhe è corredata da una telecamera di contesto. Quindi questo è particolarmente importante perché nel caso succeda, per esempio, un, un incidente, un furto, un atto vandalico, allora con la telecamera contatarghe si rileva in maniera molto precisa la targa e quindi è possibile identificare. Diciamo, e con l'ausilio della telecamera di contesto è possibile diciamo, ricostruire la dinamica eh, diciamo, del, dell'incidente piuttosto che del furto, piuttosto che dell'atto vandalico. Eh, questa caratteristica per esempio può tornare particolarmente utile ecco, laddove, come in questo caso, siamo nella rotonda di via Roma, eh, ci siano per esempio delle, delle rotatorie e quindi laddove ci sia un, un incidente ecco, da ricostruire la dinamica, l'utilizzo della telecamera di contesto risulta particolarmente, particolarmente utile. Ecco, vogliamo ricordare per quanto tempo vengono conservate le immagini? Ecco le immagini vengono conservate per eh, il massimo del tempo consentito dalla normativa vigente che attualmente diciamo, eh, è rappresentato da sette giorni. Sette giorni che rappresenta diciamo, una quantità di tempo ragionevole, quindi ci può essere di mezzo anche il fine settimana, il weekend piuttosto che la festività ed è comunque possibile poi eh, estrarre le immagini quindi nel caso di furti attiva. Analici, insomma comunque risalire risalire al ricostruire la, la, la dinamica Abbiamo con noi il sindaco riva di usmate velate a cui chiediamo appunto eh, come mai è stato deciso di impiantare questo sistema di videosorveglianza e ehm, quali altri obiettivi sulla sicurezza ha in progetto il vostro comune sì. Il sistema di videosorveglianza era uno degli, dei punti importanti del nostro programma elettorale. Come tutta, tutta questa serie di, di impianti, lo scopo principale è quello di eh, garantire eh, la sicurezza o perlomeno offrire un valido supporto alle persone preposte sul territorio per far sì che appunto, questa sicurezza sia maggiormente percepita dalle persone per cui in collaborazione appunto col CEM abbiamo deciso di percorrere questa strada. È stato un percorso abbastanza lungo che però stiamo concludendo e siamo pienamente soddisfatti, anche perché noi siamo sicuri che con questo impianto andremo a rendere un servizio ulteriore alla cittadinanza. Primo perché eh, è abbastanza dislocato sul territorio e il nostro territorio è molto vasto, quindi richiede un controllo che potrebbe essere anche superiore ai normali mezzi che noi abbiamo a disposizione, i mezzi umani. E secondo perché nell'ambito di queste telecamere ce ne sono alcune che sono le cosiddette telecamere intelligenti, che sono preposte agli ingressi del nostro territorio e che eh, possono essere un valido supporto per le operazioni della polizia locale e dei carabinieri per il rilevamento di alcune delle targhe. Eh, sospette e segnalate. Ecco, Osmate fa parte di un consorzio tra vari comuni comunque. Sì, allora questa è un'altra cosa che abbiamo organizzato eh, con l'arrivo del nuovo comandante la dottoressa Cremascoli e eh, prendendo spunto dall'input eh, a livello nazionale di consorziare eh, i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per alcune funzioni essenziali noi abbiamo voluto fare un passo avanti. Noi siamo un comune che ha più di 5.000 abitanti e che tuttavia ha voluto percorrere questa strada, questa strada che con Verso una maggiore efficientamento del servizio e a lungo andare anche un risparmio sui costi di gestione. Quindi abbiamo appena iniziato questo percorso con due comuni sotto i 5.000 abitanti che sono Camparada e Correzzana e con un altro comune che è come noi sopra i 5.000, che quindi non avrebbe l'obbligo di consorziarsi e che però eh, appunto si è unito a noi. Quindi siamo quattro comuni della nostra zona e eh, abbiamo intrapreso da, da 15 giorni insomma questo percorso e vediamo appunto di, di andare avanti su questa strada. Abbiamo con noi il dottor Pelti di Cem Ambiente. Ecco di che cosa si occupa CEM e a quanto pare non è soltanto ambiente. Allora, CEM, la sua mission aziendale è sicuramente il trattamento e recupero e smaltimento dei rifiuti. Eh, Nell'ambito, siccome CEM annovera ben 49 comuni soci nell'est milanese per circa 500.000 abitanti, eh, si è proposto e si propone anche per altre tipologie di servizio. Eh, Questa della, della videosorveglianza è iniziata nel 2008. Avendo dotato di videosorveglianza alcune piattaforme ecologiche e ad avendo quindi eh, realizzato dei sistemi di trasmissione wireless su tutto il territorio, e quindi abbiamo potuto poi proporre ai, ai nostri comuni soci, e a questo punto sono 21 i comuni soci che hanno, su cui abbiamo un sistema di videosorveglianza, avendo installato quasi 600, 600 telecamere. Scopo e diciamo, presunzione di CEM è quello di garantire il servizio negli anni, perché non è tanto la realizzazione di questi sistemi, che chiaramente se sono realizzati bene meglio, però è quello di tenerli funzionali e funzionanti, perché è proprio è dove, dove, dove le amministrazioni comunali vanno un po' in crisi, è proprio sulla manutenzione e sulla gestione di questi impianti. E quindi la nostra proposta è più in termini di servizio. Nei confronti dei nostri comuni soci di poter mantenere in efficienza e in efficacia i sistemi di, di videosorveglianza. Adesso abbiamo l'assessore alla viabilità di seda. Beh, sicuramente avremo un maggior controllo del traffico in quanto con il sistema delle PTZ avremo in temporale il controllo delle targhe, quindi delle automobili che entrano e che transitano in paese. Eh, sicuramente poi questo sistema potrà essere utilizzato in caso di eventuali incidenti per poter individuare anche i responsabili. Quindi dare una precisa indicazione alle forze dell'ordine. Uh, in prospettiva anche della, de, de, della futura edificazione di Piedemontana potrà anche essere utilizzato per effettuare poi un controllo preciso degli accessi nei vari punti del nostro paese. Quanto viene a costare tutto questo um, impianto? Sì. Uh, L'intero impianto costa circa 550 euro, uh, dilazionato il pagamento in sette anni, per cui noi ogni anno andiamo a versare circa 75 mila euro al CEM. E in più abbiamo ricevuto un contributo regionale, in quanto il nostro distretto del commercio è stato premiato tra i, tra i distretti più validi della regione Lombardia, e quindi abbiamo avuto un contributo regionale di 80 euro. Quindi un anno di rate sono state pagate dalla Regione perché il nostro distretto del commercio, il progetto è stato ritenuto meritevole, sempre legato alla sicurezza perché noi vogliamo dare anche sicurezza ai commercianti avendo individuato le zone più sensibili dove poi ci sono gli esercizi commerciali, per cui la Regione ha ritenuto di premiarci dandoci questo contributo.